I conigli sono degli animali estremamente prolifici, quasi leggendari nel loro tasso di riproduzione, tanto che Leonardo Fibonacci, proprio grazie a questi simpatici roditori, scoprì la serie che oggi porta il suo nome. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e così via, e dove ogni numero è la somma dei due precedenti. È però stupefacente notare quanto sia pervasiva all'interno della natura questa serie numerica. Possiamo ritrovarla, per esempio, nella disposizione dei semi di girasole, nella struttura dei carapaci delle tartarughe, nelle spirali delle conchiglie o persino nelle galassie a spirale. La materia galattica infatti ruota intorno al suo centro, realizzando spesso delle strutture spiraleggianti, bracci di materiale solido e gassoso che prendono delle forme descrivibili proprio grazie alla serie di Fibonacci, mentre cadono verso il centro, fagocitate lentamente da un oggetto apparentemente assurdo, ma assolutamente reale, che porta il nome di buco nero supermassiccio. All'interno di ogni galassia spirale si trova proprio un buco nero che al tempo stesso rappresenta il motivo dell'esistenza e il destino ultimo di strutture come la nostra Via Lattea, al cui centro si trova Sagittarius Astar. Quasi nulla sfugge dall'orizzonte degli eventi di questo mostro cosmico. Immaginate la materia mentre strato dopo strato cade al suo interno, composta nei suoi costituenti fondamentali. E l'unica traccia di questo pasto è una semplice piccola radiazione X, un leggero calore che riesce a sfuggire, la prova di una digestione millenaria. E proprio questa radiazione, quella che la Event Horizon Telescope Collaboration ha rilevato per poter scattare la foto di Sagittarius Astar. Così come la foto del 2019 che era stata scattata puntando i nostri occhi astronomici verso il centro della galassia M87, anche per questa foto la parte luminosa in realtà rappresenta la materia che sta cadendo verso il centro del buco nero, che sta attraversando l'orizzonte degli eventi. Il buco nero vero e proprio in realtà si trova in quella zona scura al centro della foto, quella zona da cui non riusciamo a ottenere altre informazioni oltre quel buio insondabile. La foto di Sagittarius Astara rispetto alla foto di M87 Star aveva poi un'ulteriore difficoltà costituita dai moti particolarmente veloci e caotici del gas intorno al buco nero, al centro della Via Lattea. Questo in un certo senso ha costretto gli astronomi a dover, semplificando la faccenda, fare una media di una grandissima quantità di scatti. E proprio questa media è la foto che è stata recentemente rilasciata dall'ESO e che rappresenta il buco nero al centro della galassia, che è la nostra casa cosmica. Detto ciò, invitandovi a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, vi invito a restare quanto più lontani possibile dai buchi neri, perché non è detto che caderci dentro sia esattamente una passeggiata. Per cui state attenti a dove dirigete la vostra astronave durante le vostre passeggiate cosmiche.